Guarda la mia Vespa. Mi perde olio drasticamente. Praticamente il meccanico mi fa: ma che cos'è questo? Ma come? Guarda, vedi? Vedi che gioco che ha? No? E che cos'è questo? Ma questa è la riserva. Ah, che carriera. Operazione pulizia. È incredibile come lo sgrassatore a limone, no? Ti toglie proprio, va proprio, no? 1300 km con il, come si chiama? Con la carburazione è andata praticamente. Ho acqua nel carburatore, però per tutto il tempo a LPG neanche parlare, non si riusciva neanche ad andare avanti. È stata durissima. Comunque ce l'abbiamo fatta. So che back in business. Quest'estate apriamo il bar giù in fondo al lago e siamo. Conformi alla natura, capito? Praticamente una volta spruzzato lo lasci agire e ti toglie tutta quella terrina che normalmente con l'aspirapolvere non ce la fai a togliere, capito? Sono troppo piccoli, i granelli sono troppo piccoli, guarda, vedi lì? Guarda, così se lo sgrassa almeno via, perché lì è tutta la sabbietta, sai, poi stai al mare, fatto, no? Ha prodotto ancora un po' là dietro, ancora un po' lì, lì non viene proprio a venire, bisogna proprio farlo col pennellino, anche qua. Però generally, chissà questa pedana extra, se è normale oppure l'hanno messa per coprire qualche cosa di cui non voglio neanche sapere. E cos'altro? E anche di là, guarda, questo sono da fare il bordo qua, caspita da fare, veramente là non l'ho fatto, vedi? Questa parte qua non l'ho fatta. Però ho fatto tutto questo. Ok, manovrabile, capito? Adesso c'è il blocco esterzo, però manovrabile, si gioca bene, guidi bene, certo sei tutto limitato, capito? Compri, sai che vai incontro a delle altre spese che non sono state solo quelle dell'acquisto, ne avrai delle altre, lo devi prendere in considerazione. Certo, sei tutto limitato. È tutta un'altra postazione. Se la guidi, no? Se la guidi ogni tanto, non ti si apre la macchina a te. Se tu la tiri solo fino alla domenica per farti il tuo giro, la macchina non ti si apre. Non ti si apre, cioè non ti si rivela. Capito? Invece tu guidandola così non la devi tirare. È una macchina che non va un cazzo. Cioè. Non va un cazzo, proprio in salita non ti passa più. E in discesa vai veloce, però devi fare attenzione alle curve lunghe, fai attenzione. E, devi proprio sempre prenderle al fine di che non ti dà, capito, quella rotazione, no? Ok, e poi non va un cazzo, in salita devi andare in montagna, ma non ti passa più. Però hai una maggiore, hai un tempo maggiore per goderti del panorama. A volte quando viaggi da tanto, no? Che hai già fatto tanti chilometri, moltissimi, tanti, e la gamba questa qua ti si addormenta un po', capito? Ti si addormenta un po', e allora per arrivare qua a schiacciare la frizione, no? Per arrivare qua a schiacciare la frizione,
devi proprio svegliarla la gamba, perché stai seduto, ma dopo un po' ti a lunghi percorsi è pesante, è davvero pesante, la macchina è davvero pesante. Ecco, ti devi proprio fermare, dopo un po' ti devi fermare. Con una macchina normale da qui a Bratislava non c'è problema, ma con questa arrivi a Graz e devi dormire. Devi andare a dormire perché non ti passa più. E per il resto è tutto regolare, nice and beautiful. Quello che ti serve ce l'hai, non c'è nulla di computerizzato. Quello che ti manca qua è un motore più affidabile e una maggiore spinta, magari, no? Una ripresa ma un po' più grinta, ecco, nella forza del motore, almeno che non troppo so, piccolo, troppo piccolo. Devi pensare, se devi un camper, prendi un camper, almeno ti alzi, stai libero, almeno quei due passi in più li fai. No, se no prendi in considerazione che non hai lo stesso disegno, mai minori problemi, capito? Non hai lo stesso disegno che è quello della Watts, però hai minori problemi qualora tu scelga un altro modello. E in questo periodo i prezzi sono saliti, anche delle Watts sono saliti incredibilmente, nelle salite molto lenta, molto lenta, nelle salite molto lenta. Fai l'autostrada 80 km orari, è tutto un altro vivere. Però in salite a volte, no, ci sono dei tratti, si fanno delle code di dietro impressionanti. Ti devi spostare un po' in lato, se hai possibilità, i camionisti li fai passare, capito? Perché loro stanno lì e rallentano, se hai la possibilità io mi sposto e li lascio passare. Infatti sempre ringraziano. Perché è normale, agli 80 all'ora, ma chi va agli 80 all'ora? Tu con la Watts. Ai 90 devi fare attenzione alle curve perché ti rimane instabile. È facile che ti porta via. È facile che ti porta via. Se non sai com'è la curva dopo, è facile che ti porta via. Sul lato sinistro. Sul lato destro riesci a giocartela di più, è diverso. Ma sul lato sinistro ti porta via. La macchina, hai capito? Oh, si catapulta, si gira, no? Si dà proprio quel hop, ti va via di posteriore. E quindi in macchina andare tranquilli, piano, guarda, assolutamente, appena ci sono i piano, se no ti salta tutto, è durissima, ti salta tutto. Sai sleeping policeman, no? Tremendi, tremendi. Manovrabile. Questo sì, manovrabile, soprattutto con il Joy, manovrabilissima, no? Una volta che hai le misure, anche entrare in certi parcheggi, it's ok. Visual, la Rolls Royce dei 4x4. Sempre da qualche parte trovi qualcuno, o il bambino che si gira, o il papà che gli fa vedere, guarda, no? Nelle soste, trovi sempre qualcuno che arriva, o qualcuno che si avvicina, ti affianca e tu guardi, ma che cazzo. E a volte speri solo che non ti capita in autostrada quello, no, che rimani proprio fucking perso. E non solo, ma a volte fai delle strade che rimani anche lì, strade di bosco o che siano anche di campagna, che ci sono solo due corsie, ma dove vai? Lì se ti si ferma, chi si ferma è perduto. Capito? Chi si ferma lì è perduto, cioè help me. Che qualcuno arrivi a tirarti fuori, perché sai, a volte passano poi veloci. Oh shit. Però insomma che dire, insomma, no? Guarda che questa è una figata. Però guidarla è proprio, cioè, anche bello alla fine, non è che sia brutto, ma la posizione dopo un po' ti spacca. A fare tanti chilometri la posizione dopo un po' ti spacca, veramente, fuck it. Oh, esci che, e poi devi anche buttarti giù, capito? Devi anche buttarti giù, che è bello perché ti mantiene inattivo.
perché sei anche abbastanza alto. Però tu pensa, no? Deve essere saldato bene, perché se no ti si rompono. Però insomma, e c'è peso, se sali scendi, perché ti appoggi tutto da una parte per scendere giù. Capito? Non è che salti, perché se no ti prendi le craniate. Hai capito com'è? Però in ogni caso sì, è bello guidarla. In realtà sono andato da un meccanico, intanto che venivo in giù, considerando il problema che avevo, e si è fatto la foto. Non se ne vedono molte da queste parti. In effetti non se ne vedono, no? Ma chi se la compra? Deficiente, no? È lenta, non ti passa più, però quello che ha ti dà la possibilità, se vuoi andare da qualche parte, tac, c'è il tuo posto, hai il tuo spazio. Considerando il cargo, questo non lo puoi togliere, magari lo puoi spostare un pochettino più in là, però dai, ma di che devo fare altri buchi, ma lo vedi, è piccolo. È piccolo, è giusto per, no, a cucinare, cucini fuori, dai, in ogni caso cucini fuori, no. Ma no, ma neanche a pensarci, io proprio, anche perché così dopo questo tu lo puoi fare multiuso, nel senso, vuoi caricare? Carichi, vuoi andare in vacanza? Te lo sistemi per la vacanza. Per quello che ti può servire, ma due persone qua in estate, ma neanche nel forno, assolutamente no. In inverno a Livigno va benissimo due persone qua così, ma certo, si tengono caldo, ma non uscire. Rimani dentro, rimani sotto le coperte, perché a meno 22 fa un fucking freddo. Quello che hai è che sei comunque molto in alto, e questo per me ti dà una sicurezza quando ti trovi in qualche strada accidentata ed era già abbassata, no? In effetti due balestre sono veramente poche. Sarebbe da, piano piano magari lo faccio, no? Adesso facciamo fare questo controllo della carburazione o quello che sia, e poi da lì si apriranno altre porte, capito? Però grande, dai, a me piace.